Perché visitare il Museo del Mare? Perché ricostruisce una parte importante della storia di Molfetta, il rapporto con il mare, l'attività legata al mare, la vita, la storia, il lavoro, le vicissitudini della gente di mare, che è una parte fondamentale della cultura e della vita di Molfetta. Un museo che racconta dei pescatori molfettesi, degli operai dei cantieri navali, che è stato realizzato anche e soprattutto grazie all'impegno di chi ha donato questi oggetti e all'impegno dell'Archeo Club. Sì, sì. L'Archeo Club ha provveduto alla raccolta, a raccogliere, ordinare, catalogare, restaurare ed esporre gli oggetti. Oggetti che sono stati donati da tutti i professionisti del mare. Io li chiamo professionisti del mare, sono artigiani, sono persone semplici che lavorano con il mare, sul mare e per il mare, costruiscono barche, costruiscono reti, vanno a pescare in campagne di pesca a volte lunghe e difficili. Il settore più bello del museo sicuramente è la parte relativa alla cantieristica, cioè alle tecniche di costruzione delle imbarcazioni in legno. Il maestro d'ascia è uno dei mestieri più antichi della città di Molfetta, sicuramente accanto a quello del contadino, a quello dell'artigiano, a quello del commerciante, ma il maestro d'ascia è una figura di artista, di artigiano che ha sempre connotato la storia di Molfetta. I maestri d'ascia lavorano ancora oggi, anche se l'attività si è molto ridimensionata, però il lavoro, questo tipo di lavoro, questo mestiere è molto antico e lo si fa risalire addirittura all'età medievale, anche se poi diventa un'attività produttiva efficace soltanto tra 700 e 800. Chi è il visitatore tipico di questo museo? Non c'è un visitatore tipico, perché quando si avvicina l'addetto ai lavori, chiaramente capisce le tecniche, riconosce gli arnesi, gli oggetti, ma quando viene il visitatore comune ritrova la vita di Molfetta, l'identità, la memoria collettiva dei familiari, degli amici, le storie che poi ad ognuno di noi sono state raccontate da tutti quelli che hanno lavorato sul mare. Qui spesso arrivano le scolaresche, i bambini come reagiscono di fronte a oggetti di questo tipo, a certe fotografie storiche, a qualcosa che probabilmente per molti di loro è completamente nuovo? Sì, è vero, per i bambini certe storie sono assolutamente nuove, però sono i bambini sono incuriositi dagli oggetti, cioè per esempio la pettinessa, questo grande carro, una macchina vera e propria che trasportava i tronchi enorme, oppure, oppure i modelli di imbarcazioni. I bambini sono incuriositi dagli strumenti di segnalazione, noi li facciamo suonare, quindi i bambini, per loro è anche un gioco, però è un gioco che li porta nella storia. Invece gli studenti più grandi ritrovano una parte di quello che poi studiano, è la storia di Molfetta, è la storia dell'economia molfettese, è la storia della cultura molfettese, è la storia di una città che è sempre vissuta in un rapporto strettissimo con il mare. E ancora oggi. Questo museo forse è uno scrigno che ha delle potenzialità ancora inespresse. Non so se ha delle potenzialità inespresse, certo che si arricchisce in continuazione di oggetti nuovi, questo vuol dire che è un punto di riferimento per la città, perché tutti i maestri d'ascia che ancora lavorano, i pescatori, gli artigiani che fabbricano le reti, portano oggetti, perché sanno che in un museo questi oggetti non vanno perduti, ma diventano un medium per conservare la memoria, l'identità e anche per far conoscere appunto alle nuove generazioni dei lavori, mestieri che rischiano di scomparire. Cioè il maestro d'ascia non è un mestierante, è uno che conosce tecniche che hanno la stessa caratteristica dell'artista, cioè dell'arte, perché si tratta di tecniche difficili, bisogna misurare, bisogna scegliere, bisogna calibrare, tecniche che si imparano sul campo o si acquisiscono di generazione in generazione. Dopo 5 anni questo museo potrebbe diventare uno dei fiori all'occhiello della città anche al di fuori di Molfetta? È uno dei fiori all'occhiello, lo è già ora. È il pubblico che lo ha fatto diventare un fiore all'occhiello. Noi lo rilanciamo, vogliamo che venga conosciuto ancora da un pubblico più ampio, però siamo soddisfatti perché
diciamo, ai visitatori che sono arrivati con una specie di passaparola, poi hanno comunicato anche agli altri, arriva tanta gente. Certo non c'è l'abitudine, forse non c'è proprio l'abitudine a frequentare i musei, questo bisogna dirlo, è una scelta e bisogna in qualche modo coltivarla, anche per questo serve far conoscere questi musei nelle scuole, perché si sensibilizza anche il pubblico giovane ad essere attento al passato, e quindi il museo significa anche questo. Non resta che dare quindi l'appuntamento a chi è curioso, a chi voglia di imparare, di rituffarsi nella memoria, con l'Archeoclub e con il Museo del Mare. Certo, ce l'auguriamo.